Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il saluto del Signore e il suo abbraccio raggiunga tutti noi presenti oggi in questo santuario dell'amore misericordioso, che la Beata Madre Speranza ha voluto perché sia testimonianza nel mondo di un padre che ama i suoi figli con un amore di tenerezza, con un amore di fedeltà, con un amore sconfinato. Ma il nostro saluto e il nostro abbraccio e l'abbraccio del Signore soprattutto raggiunga anche tutti i nostri fratelli e sorelle che si uniscono oggi alla nostra preghiera attraverso la televisione. Nella nostra diocesi di Orvieto Todi oggi si celebra la festa di San Martino I Papa. La si celebra oggi, a differenza del calendario universale della Chiesa, che la pone al 13 di aprile, e questa è una tradizione antichissima. San Martino ebbe proprio qui i suoi natali, poi diventato prete a Roma, fu prima emissario del Papa a Costantinopoli e poi, diventato Papa, dovette affrontare proprio con Costantinopoli la prova più grande. Dovette sostenere quello che il Concilio di Calcedonia aveva fissato come verità di fede indiscutibile, e cioè che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, nella sua natura è veramente Dio e veramente uomo. Quale Dio ci salva, quale uomo diventa nostro modello e nostro maestro, non ne può essere salvato, dicevano i padri, quello che il Signore Gesù non ha assunto di noi, e di conseguenza sottolineare la vera umanità di Cristo era fondamentale. Proprio per questo Martino venne accusato dall'imperatore di Costantinopoli, venne fatto prigioniero e dopo un viaggio estenuante durato addirittura 15 mesi venne processato e venne condannato prima a morte e poi all'esilio in Crimea. Morì lì dopo 4 mesi appena per le grandi sofferenze e umiliazioni subite. La Chiesa lo venera come martire e noi vogliamo pregare per sua intercessione, per questa nostra Chiesa, ma soprattutto per il Papa, perché sia forte nella fede, nella carità, nella speranza e così guidi la Chiesa del Signore verso i pascoli della vita. Al Signore affidiamo anche la nostra vita, domandando perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Concedi al tuo popolo, Dio Onnipotente, di affrontare le lotte e le avversità della vita con lo spirito di fortezza che rese intrepido il Papa San Martino I in mezzo alle minacce e alle sofferenze sostenute per la causa della fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Fratello, la tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati. Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità piuttosto ti esorto. Io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma anche più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso, e se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io, per non dirti che anche tu mi sei debitore, e proprio di te stesso. Sì, fratello, che io possa ottenere questo favore nel Signore. Dà questo sollievo al mio cuore, in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Il Signore rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Sono la vite, voi i tralci, dice il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro:
Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà «eccolo qui» oppure «eccolo là», perché «ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi». Disse poi ai discepoli «verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno «eccolo là» oppure «eccolo qua». Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La domanda dei farisei è una domanda che si è ripetuta sempre nei secoli nella Chiesa. Quando verrà il regno di Dio? Gesù sembra quasi rispondere che è una domanda sbagliata. Non si tratta di domandare al Signore quando verrà il tuo regno, ma piuttosto di chiedere l'avvento del suo regno e di chiedere soprattutto che noi sappiamo accogliere il regno, perché risponde Gesù: il regno di Dio quando viene non fa rumore. Il regno di Dio non è il regno delle potenze del mondo che si affermano con la forza, con la violenza, con le armi, ma è il regno della giustizia, della pace, della carità. E la giustizia, la pace, la carità non fanno mai rumore. Il regno di Dio, dice Gesù, è già qui in mezzo a voi e non lo riconoscete. Il regno di Dio è stato inaugurato nel momento in cui il Padre ha mandato il suo Figlio, il Figlio dell'uomo. È stato inaugurato nel momento in cui il Figlio eterno con il Padre ha preso la nostra condizione umana, quella condizione umana che Martino I ha difeso a costo della sua vita. Si è fatto uomo per essere nostro Redentore, si è fatto uomo per essere nostro fratello, si è fatto uomo per essere nostro maestro, cioè nostro modello. Gesù non è venuto ad insegnarci le cose, ma a mostrarci in sé la via che conduce al Padre, Lui che è via, Lui che è verità, Lui che è vita. Allora il regno di Dio è in mezzo a noi. Ma il regno di Dio verrà anche con potenza e gloria. Ma non si tratta ora di decidere o di stabilire o di comprendere quando. Questo è solo nel Padre che è pienamente rivelato e solo il Padre ne è pienamente consapevole. Piuttosto si tratta per noi di comprendere se stiamo accogliendo il regno, quel regno che viene, se siamo pronti ad accoglierlo e come si fa ad accoglierlo. Gesù, nelle ultime parole che abbiamo ascoltato in questa pagina del Vangelo, ricorda che prima dell'avvento glorioso del suo regno è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Il regno di Dio lo si accoglie seguendo il Maestro sulla croce. Quella croce che per noi non è più lo strumento della morte, non è più il segno del fallimento, ma è diventato il segno della gloria, perché il Figlio di Dio ha steso le sue braccia sulla croce e inchiodato su quel legno è diventato motivo di speranza e di salvezza. La sua vita donata per amore trova in quel legno della croce il segno dell'amore che tutto salva, che tutto redime, che tutto porta a compimento. Oggi vogliamo chiedere al Signore allora che noi, la Chiesa che siamo, sia capace di portare nel mondo l'annuncio dell'amore di Cristo, accogliendo il mistero della croce in se stessa e lasciandosi inchiodare sulla croce della carità, sulla croce dell'amore, sulla croce della misericordia, sulla croce della disponibilità a dare la vita ogni giorno per i propri fratelli. Questa carità trova un esempio molto bello e pregnante nella prima lettura. Paolo scrive a Filemone, lodandolo e ringraziandolo per la carità, una carità concreta, una carità fatta di impegno delle proprie ricchezze messe a servizio della comunità dei santi, messa a servizio dei credenti. Filemone aveva donato quello che aveva per sostenere la povertà di tanti cristiani che pativano soprattutto a Gerusalemme la fame. E Paolo lo loda. Questo è il salire sulla croce di Cristo, vivere la stessa carità che Filemone ora è capace di vivere, donando tutto quello che è e tutto quello che ha
per i propri fratelli. Ma poi Paolo diventa anche lui modello di questa carità. La carità deve essere sempre accompagnata da una grande umiltà. E Paolo quasi si inginocchia davanti a Filemone per chiedergli una grazia. Il tuo schiavo, che io ti rimando, non sia più tuo schiavo, ma diventi tuo fratello. La vera carità è considerare gli altri nostri fratelli. La vera carità è sentire che il fratello che mi sta accanto non è un problema, non è un limite alla mia realizzazione, ma è la strada che mi porta al paradiso, perché è il modo in cui io posso onorare fattivamente e servire concretamente Dio oggi nella mia storia, nella mia vita. Perché è solo nel servizio e nell'amore dei fratelli che io posso servire e amare il Signore. La Chiesa sia testimonianza sempre di questa carità, sia sempre testimonianza di questa gratuità, sia sempre testimonianza di questo amore. I nostri santi ci aiutino a camminare verso il regno di Dio, verso la pienezza del regno, dell'amore, della giustizia e della pace. Dio Padre chiama tutti alla santità, invitando ad essere perfetti come Lui è perfetto. Consapevoli della nostra debolezza, invochiamolo, dicendo: esaudiscici, Signore. Esaudiscici, Signore. Perché la Chiesa abbia sempre fiducia nell'intercessione dei santi e, sostenuta dal loro aiuto, percorra con coraggio la via che conduce a Cristo. Preghiamo. Esaudiscici, Signore. Perché quanti hanno responsabilità di governo sappiano sempre agire con amorevolezza e abbiano la stessa mansuetudine dei santi. Preghiamo. Esaudiscici, Signore. Perché sull'esempio di San Martino diventiamo sempre più ricchi di umanità e sensibili ai bisogni degli altri. Preghiamo. Esaudiscici, Signore. Perché ogni uomo risponda generosamente alla chiamata di Dio, vivendo la sua vita come dono di amore ai fratelli. Preghiamo. Esaudiscici, Signore. O Padre, fonte di ogni santità, che chiedi l'impegno dei tuoi figli perché raggiungano la felicità, per l'intercessione di San Martino I, Papa, sostieni il loro cammino fino alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio a noi, gloria e azione, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, sull'offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede che il santo martire Martino I, Papa, testimoniò a prezzo della vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ad imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Martino ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore,
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alle parole del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua alleanza, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Thank you.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri rinnovi la tua Chiesa, donaci di imitare la meravigliosa fortezza di San Martino I, Papa, per ottenere il premio promesso a chi soffre a causa del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione, preghiamo insieme con le parole di Madre Speranza. Benedici, Gesù mio, questo tuo santuario e fa che sempre vengano a visitarlo dal mondo intero, non solo col desiderio di curare i corpi dalle malattie più strane e dolorose, ma anche di curare le anime dalla lebbra del peccato mortale e abituale. Aiuta, consola e conforta, o Gesù, tutti i bisognosi e fa che tutti vedano in te non un giudice severo, ma un padre pieno di amore e di misericordia, che non tiene in conto le miserie dei propri figli, ma le dimentica e le perdona. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace.